Ciao a tutti, io sono Gianluca Tonti. Caterina Ferrara mi aveva invitato a prendere parte a questa iniziativa, i percorsi a porte chiuse. Ci ho messo un po' perché, insomma, la svogliatezza del periodo coronavirus si fa sentire, però sono arrivato a elaborare un mio piccolo filmato. Vi parlerò del luogo in cui vivo, che fino a un paio di anni fa si chiamava Presicce, oggigiorno si chiama Presicce Acquarica. È il primo comune fuso di Puglia. E dal dicembre 2018, infatti, i due comuni non hanno più un'entità separata, ma si parla di un unico comune. Presicce era il luogo in cui vivevo, confinante abbiamo Acquarica del Capo. Addirittura ci sono leggende metropolitane, non ho mai capito se questa cosa è vera, ma conoscendo i locali potrebbe anche essere successa qualcosa del genere. Per cui abbiamo, visto che non c'è un vero e proprio confine visibile tra le due località, gente che aveva la cucina in Acquarica del Capo e la stanza da letto in Presicce, quindi un po' come le due Coree. Oggigiorno parliamo quindi di un unico comune. E fin dal 2013, addirittura con alcuni colleghi della mia associazione, Associazione Arches, avevamo cominciato, proprio in tempi non sospetti, una visita che includesse le due comunità, quindi i loro monumenti. Presicce lo lasciavamo in seconda battuta perché ci si andava a concentrare su aspetti legati all'età moderna, mentre Acquarica del Capo alcune cosettine legate al Medioevo le avrebbe, dei piccoli gioielli. La Madonna dei Panetti era il nostro punto di partenza e si tratta di una chiesa a doppio abside. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, non ce ne sono tantissime in Salento, qualcosa c'è nell'area di Giordignano, un sito archeologico delle 100 Porte. Praticamente si tratterebbe di una chiesa con doppio abside affiancato, che si è pensato possa essere servito per la celebrazione, quasi come un luogo ecumenico, insomma, del rito latino e del rito greco nello stesso luogo. Non tutti sono d'accordo, io vi racconto quello che si dice. È un luogo dove si conservano ancora alcuni affreschi, lo stile è quello bizantineggiante, anche se ormai i bizantini non li avevamo più. A nemmeno 200 metri, quindi siamo proprio alla periferia di Acquarica del Capo, si erge tutta la struttura della masseria cosiddetta, ne dice il Sorizzo. In verità la masseria arriva, diciamo, in epoca moderna, dal 7-800. In passato, dal 1283, epoca di fondazione di una chiesetta, oggi non visibile dall'esterno, abbiamo il primo luogo di culto di questo piccolo casale. Dopodiché, pochi anni dopo, siamo nel tardo Medioevo, tra 3 e 400, anche questa è una cosa che non sappiamo perché non c'è una vera e propria datazione. Si va a strutturare una torre sulla cappella denominata di San Nicola, appunto, e la cappella viene inglobata. Ecco perché è un luogo ibrido. In verità si vede la torre dall'esterno e tutti la chiamano Torre di Ciel Sorizzo, oltre che Masseria di Ciel Sorizzo. Il luogo è un piccolo gioiellino perché una volta era completamente affrescata. C'era una teoria di santi a livello del piano di Calpestio, mentre un po' più in alto il classico dodecaorton con le varie scene della vita del Cristo, che più o meno si potevano anche affiancare alla tradizione del periodo liturgico, no? Che si andava a celebrare. Questo luogo successivamente, dopo una serie di abbandoni, forse anche in periodi di distruzione, comincia ad essere totalmente depennato addirittura dalle visite pastorali. E diventerà mano a mano un luogo dedito all'agricoltura, la masseria appunto, dice il Sorizzo. Siamo alla periferia di Acquarica del Capo. Se uno volesse visitare qualcosa in città, esiste quello che è chiamato Castello Sforzesco. Sforza era una famiglia che noi leghiamo a Milano, la leghiamo anche a Bari, però sappiamo della presenza di questa famiglia in epoca moderna. E i locali si sono divertiti poi a chiamarlo Castello Sforzesco. È un castello medievale, tardo medievale, da quello che si può evincere dall'esterno, quantomeno, rifatto anche nel 500, appartenuto alla famiglia dei Guarini, tra i tanti, e oggi custodisce quello che è il Museo del Giunco Palustre. Io non mi sono dotato di tanti materiali, non sono così tecnologico, infatti sono proprio antico per certe cose, però ho un paio di libri di cui vi mostrerò alcune immagini, questo tra i tanti. Nel castello di Acquarica del Capo si conserva quello che è chiamato Museo del Giunco Palustre. Ecco una foto tra le tante.
Questa tipologia di prodotti in acquarica era tipica. L'acquarica ha avuto una tradizione di fabbricazione di prodotti fatti in giunco palustre, sportelle, piccole fiscelle, che venivano addirittura vendute negli anni 60, per esempio, a Rimini o in altri luoghi d'Italia. Quindi i commercianti locali si spostavano. La tradizione si va, come dire, a tentare di ripristinare perché si è perduta e non è un qualcosa di così semplice da mantenere, come capite. L'uso dei materiali di quel genere, ovviamente, a un certo punto cominciava a diventare del tutto desueto e oggigiorno, oltretutto, il giunco è anche protetto, quindi non si può andare a raccogliere il materiale utilizzandolo come si faceva in passato. Per quel che riguarda invece Presicce è un luogo in cui il visitatore va a visitare soprattutto il sottosuolo. Ci arrivo subito e così concludiamo questo piccolo video. È un luogo in cui la lavorazione dell'oliva e l'estrazione dell'olio ha avuto una fortuna particolare. Io dico sempre che non bisogna pensare che i frantoi ipogei cosiddetti stessero solamente a Presicce, perché non è la verità. Questo è un testo di cui io ho curato, per esempio, la fotografia, e che uscì nel 2013 e racconta un po' della storia dei frantoi presicesi. Qualcosina ve la faccio vedere, ma in ogni caso è un luogo che ha avuto un destino particolare. Noi non sappiamo esattamente cosa sia successo. È un comune che oggigiorno vanta una tradizione quasi millenaria, nel senso che noi sappiamo che era inserito in alcuni registri del 1088, siamo in epoca normanna. Dopodiché non abbiamo grandi fonti che ci raccontino della vita e delle vicissitudini locali, però nel momento in cui noi cominciamo a sbirciare quella che è la storia che ci è stata tramandata veramente, sappiamo che c'è stato un trasferimento di famiglie nobiliari di un certo livello, anche i Caccetta, quelli di Trani, che si sono trasferiti da questa parte. Non ne abbiamo capito il motivo, nessuno ce l'ha mai scritto. Probabilmente si trattava di un luogo di mercato molto particolare. Sta di fatto che queste famiglie, nel corso del tempo, hanno cominciato a allargare il sottosuolo. E molti di loro erano i detentori di questi frantoi ipogei. Alcuni erano dei principi di Presicce che hanno governato la città per circa 200 anni. Uno tra questi fu addirittura ucciso, secondo tradizione, dalla popolazione durante un carnevale. E non trovandosi il colpevole, proprio perché durante un carnevale o una festa in maschera si è a volto coperto, la cittadinanza tutta ha assunto il nome di Nomignolo, di Mascarani, e ce lo portiamo ancora dietro, mentre quelli di Acquarica del Capo li chiamano patimori o spurtari. Sta di fatto che chi andasse a visitare Presicce oggigiorno, oltre al giardino pensile di Palazzo Ducale, che contiene anche il palazzo, il Museo della Civiltà Contadina, potrebbe visitare il sottosuolo di Presicce. Vediamo se riesco a evitare i riflessi. Con circa 23, non tutti visitabili ovviamente, ma comunque 23 frantoi ipogei in un luogo così minuscolo come per esempio può essere la piazza principale, in cui se ne contengono 8, questa è la mappatura, dei 23 che vi ho detto. Si tratta di una piazza che ha 80 metri per lato e circa 100. Quindi, come capite, se questa centrale è la piazza, adiacenti ci sono alcuni edifici. I frantoi vanno totalmente al di sotto di questi edifici, tra cui anche il vecchio castello, oggi Palazzo Ducale, e ne rappresentano la vera anima. Quindi, scusate la lunghezza di questo video, ho cercato di essere sintetico. Buona visita se venite a trovarci.